dire che magari secondo noi tutti sanno che faccio anche un ottimo matriciano. Comunque fa curriculum. Io mi diverto, ecco, non so se a subire, però mi diverto molto a cambiare genere, possibilità. Questo un po' me la sono cercata, insomma, posso dire. Un po' capita e quindi continuo a farlo. C'è una classifica di preferenze. Più quando sei sul set, quando sei sul palcoscenico, quando sei magari davanti al microfono, alla radio, davanti a una telecamera. Ma tanto guarda, mi diverto tantissimo a stare in testa di tutto il mondo, è straordinaria. Allora, no, io mi diverto sempre, poi ogni genere ha un suo divertimento, quindi per esempio sicuramente a teatro mi trovo a casa, quindi è un divertimento viscerale, mi sembra qualcosa di fisico il teatro, quindi è un divertimento più libero. Il cinema è un'esaltazione, l'euforia, per me è una scoperta il cinema, perché poi alla fine lo faccio da poco, io mi sono saltata a pari almeno 10 anni di cinema perché faccio televisione. Quindi per me è una scoperta e il cinema è euforizzante perché per tutto quello che comporta, il prima, il dopo, il durante, anche l'approccio al set, il set è un viaggio, cioè tu durante il set vivi quella storia lì e anche capita che magari ne prende qualcuno sul set di esterno e non viene proprio considerato, in quel momento non esiste proprio altro dal set, quindi il fascino del cinema per me è ancora misterioso, spero di continuare ad esplorarlo. La TV ha la potenzialità di arrivare nelle case, però forse è la forma espressiva che mi costringe un po' di più a una forzatura, perché comunque il linguaggio televisivo è un po' formattizzato, quindi è un po' più limitato per me. E poi c'è la radio è fighissima perché la sto facendo nel Ruggito del Coniglio con Marco Dote, Marco Presta e Antonello Dote, andiamo bene, no, ma va bene, in diretta, con tutti gli spontoni. E quindi no, quella è una figata, naturalmente per me è difficile la radio perché io sono molto fisica come attrice e quindi rinunciare all'immagine, io mi sono sempre appoggiata al fatto che lavoro col dito. Invece sì, no, non c'è, quindi devi essere molto bravo a scrivere i testi. La radio è una grande esperienza perché ti costringe a leggere il giornale, a informarti, a avere sempre un punto di vista critico sulle cose, a essere acceso, nel senso che ogni cosa della giornata ti può portare a un'idea. E poi sfilo, faccio delle sfilate di moda, però questo nessuno lo sa. Leggendo qualche anno di genere completo, che sei anche una scrittrice di poesie pop, è vero? Beh, certo, ma giustamente è vero, se possiamo chiamarle poesie, insomma io le chiamo poesie perché è difficile definire queste tre righe che scrivo, quindi non c'è un'altra definizione. Metà poesia forse, direi fanta poesia. Comunque sì, scrivo delle poesie pop. Allora, tanto c'è una che è talmente lunga che la ricordo benissimo, si intitola Semplici note dei 30 anni. La do. Questa va, insomma, bene un po' per tutte le età, però questa è la più lunga, il componimento più lungo. Le altre sono più brevi.